Beh, io credo che internet non sia questo, ossia non sia natura, non sia aria da respirare, non sia campagna, non sia movimento e sicuramente non è un bene totale, però da un altro punto di vista ha facilitato la vita di noi tutti nel fattore comunicazione, nelle ricerche di lavoro e quindi sicuramente uno strumento molto valido, utile, apprezzato, anche se ancora non è molto compreso. C'è chi ha delle rendite anche non indifferenti grazie a internet, o io stesso mi trovo il lavoro tramite internet, ci sto al computer a navigare 4 ore al giorno, un giorno sì, un giorno no, anche se poi mi piace viaggiare e quindi di conseguenza poi il lavoro lo sviluppo a 100-200 km da casa. E non sicuramente sempre al computer, anche perché prima reggevo 10 ore al giorno al computer, adesso purtroppo i mal di testa mi portano a reggerne solo 4 ore. Sicuramente la colpa non è di internet perché è valido e utile, ma occorre avere delle posture efficienti nel momento in cui si sta seduti alla sedia a navigare sul web. Poi è utile, ci sono tanti film. Ecco, questo però magari ha penalizzato internet, l'industria cinematografica e dei video in genere perché c'è tanto free, tanta pirateria che è un male anche nel settore musicale ovviamente, come in tante cose. Ecco perché ho visto un po' una parziale truffa al 50% e la cosa più utile del mondo al 50%. Crea dipendenze, bisogna starne attenti di conseguenza, però sicuramente la mia vita, l'ha cambiata, tranne per il fattore mal di testa, sicuramente in meglio perché a me per esempio è utile per trovarmi da lavorare, anche se ci riempie ogni giorno internet di tante opportunità di cui il 70% sono inutili, anche se poi c'è un 30% che economicamente e comunicativamente è molto valido, aiuta a pensare di più le persone, anche se secondo me non bisogna scordarsi mai la natura, l'aria, fisico, perché comunque vivere solo di internet è sbagliato, anche se sicuramente è un mezzo molto utile, molto valido per le nostre utilità quotidiane, anche sugli acquisti è molto efficiente con alcuni web, perché ci dà la possibilità di risparmiare dei soldi su beni non tanto di prima necessità, ma su quello che è tecnologia, su quello che è seconda necessità, su quello che comunque è utilità quasi quotidiana. Ciao. Niente, a mio avviso, il web ha cambiato la mia vita al 70% in meglio, che non è poco, anche se si potrebbe fare di meglio. Ciao.